Negli scorsi video abbiamo visto come si costruisce e si crea una strategia di trading automatico efficace su Bitcoin. Oggi andiamo a chiudere il cerchio e vediamo come queste strategie scritte su TradingView in PineScript si possono collegare agli exchange tramite un bot completamente gratuito e nella maniera più semplice possibile. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti con questa nuova puntata, nuovo video dedicato al trading automatico, argomento che vi coinvolge veramente tanto, vedo il vostro interesse alto e quindi io sto studiando sempre di più per proporvi sempre più contenuti e sempre più approfonditi per rendervi capaci anche su questo difficile e di nicchia aspetto, ma assolutamente importante. La cosa che vi raccomando oggi, che vi sto per mostrare appunto come si automatizza una strategia e la si mette in pratica, è di non semplicemente limitarvi a fare copia e incolla del mio codice, perché ve lo lascio in descrizione ad un link, oppure di seguire tutti gli step che faccio uno senza capire cosa state facendo, ma vi raccomando di fare vostro quello che vedete, cioè di capire ogni singolo passaggio, perché viene fatto in quel modo, cosa comporta e che cosa si sta facendo. Il motivo è che un minimo errore, una minima imprecisione o incomprensione può portare a un errore poi sul bot e quindi a perdere dei soldi. Quindi è fondamentale capire quello che si sta facendo e io non mi assumo nessuna responsabilità per qualsiasi vostra perdita. Mi dispiace, ma mi raccomando, state molto molto attenti. Vi ricordo che se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un like anche a questo video, che mi gasate ai massimi e a voi non costa nulla. Inoltre iscrivetevi al mio canale, cliccate la campanellina per non perdervi nemmeno un video nuovo, ricevendo tutte le notifiche. E infine iscrivetevi, seguitemi anzi anche sugli altri canali social, trovate tutti i link in descrizione. Basta chiacchiere, ora tenetevi forte e partiamo con questo ultimo video che chiude la catena. Seguitemi. Dividerò questo video in tre parti. La prima, nonché la più importante e corposa, tratta come trasformare lo script della strategia per permettergli di dare in output gli alert necessari da inviare poi al bot, che a sua volta li trasformerà in ordini da mandare all'exchange. Lo script appunto è da modificare un po' e vediamo come. La seconda parte invece tratterà del bot, quindi brevemente come lo si configura, vedrete che è semplicissimo. E infine la terza parte è come settare gli alert su TradingView in modo che il bot li riceva e a sua volta appunto crei gli ordini sull'exchange. La parte più difficile, ve l'ho detto, è la prima e quindi partirei subito da lì. Vi chiedo di ascoltare questa parte con attenzione, perché vorrei che capiste come funziona questo passaggio, come funziona la manipolazione degli script su PineScript, su TradingView, al fine di darci gli output che vogliamo. E non vorrei, vi dico la verità, che faceste semplicemente un copia e incolla del codice sorgente senza capire bene quello che state facendo, perché altrimenti il rischio di sbagliare qualcosa è molto alto. Quindi magari investite qualche giornata in più, qualche settimana in più per capire bene come funzionano queste logiche, allo scopo poi di poter anche modificare voi questi alert, queste strategie, e avere insomma delle skills in più da spendere alla grande poi nel trading automatico. Iniziamo subito. Questo che ho caricato è una modifica dello script della strategia che ben conoscete, quella basata sulla pendenza della EMA 130, per capirci, quella vista nell'ultimo video, che se vi va vi lascio qui se ve lo siete persi. Questo script di diverso ha due cose. Innanzitutto non è più uno strategy, ma è uno study, che fondamentalmente lo trasforma da una strategia a un indicatore. Questo perché? Perché a noi interessa arrivare qui, ok, a definire quattro output, che sono quattro condizioni di alert. Alert condition è la funzione, che sono ciò che mi permette di dire, di buttare fuori un alert quando si verificano certe condizioni che io gli dirò. E fondamentalmente questi quattro alert sono quelli che mi diranno: apri una posizione long, chiudi una posizione long, apri uno short oppure chiudi uno short. Perché serve uno study? Ma perché per qualche motivo, insomma, TradingView, se hai uno script di tipo strategy, non ti permette di avere degli output come output degli alert. Quindi occorre modificarlo trasformandolo in study e cancellando tutti gli argomenti in più, che sono quelli tipici della strategia, quindi quella parte
relativa al capitale iniziale, alle commissioni, eccetera, eccetera, eccetera. In ogni caso io vi lascerò, ahimè, lo faccio, anche se mi piacerebbe che lo faceste da soli, ma per semplificarvi la vita ve lo lascio, il codice sorgente che vedete qui lo trovate in un link in descrizione, quindi lo avete a disposizione, però davvero, vi ripeto, cercate di capirlo. La seconda modifica invece consiste nell'aver tirato via quella parte relativa all'apertura e alla chiusura delle posizioni, ovvero strategy open, strategy close e così via. E tutta quella parte lì l'ho modificata, cioè l'ho sostituita di peso con una parte che è finalizzata appunto a darmi come output quei 4 alert. Adesso arriviamoci. Noi eravamo qua, diciamo, quando eravamo allo script strategia. Avevamo le nostre condizioni di ingresso long e short, di uscita long e short, e qua sotto avevamo i nostri comandi apri posizione, chiudi posizione, che come vi dicevo poco fa ho dovuto rimuovere. Adesso la prima cosa che dobbiamo fare è capire che cosa vogliamo, che alert vogliamo. Allora, io ve l'ho già anticipato, 4 alert di apertura e chiusura posizione long e short. Quando è che io voglio che il bot mi apra una posizione long, per esempio? Allora, quando non ho altre posizioni aperte e ho un segnale di apertura long. È importante dirgli anche quando non ho altre posizioni aperte, perché altrimenti c'è il rischio che se la strategia mi dà il segnale, mi va ad aprire posizioni in più che io non voglio. Magari il rischio è la sovraesposizione, bisogna stare molto attenti a questo. Allo stesso modo, io quando è che voglio chiudere la posizione long? Quando innanzitutto ce l'ho aperta e ho il segnale di chiusura. Allo stesso modo per lo short, apri e chiudi. Quindi fondamentalmente mi servono due variabili, due categorie di variabili, diciamo così, una che mi dice che tipologie di posizioni ho aperte e l'altra invece che mi dice quando andare ad aprire la posizione. Arriviamoci una alla volta. Prima cosa da fare, definizione variabili posizioni aperte. Vi ho lasciato la frase commentata anche nello script in modo da averlo sezione per sezione, magari per chi se lo vuole studiare. Innanzitutto inizializzo 3 variabili, is long open, is short open e is flat, che sono abbastanza autoesplicative, che mi dicono se ho una posizione long aperta sarà a true, se ho una posizione short aperta diventerà true, se non ho posizioni aperte, quindi sono flat, sarà true. L'inizializzazione ovviamente è is flat uguale a true e le altre due a false. Poi questo operatore che vedete, due punti uguale, è un operatore di, come dire, aggiornamento variabile. E questi strani operatori, il punto interrogativo e i due punti, sono degli operatori ternari che mi dicono, allora prendiamo ad esempio is long open che parte da false e lo vado ad aggiornare ad ogni step. Quindi come lo aggiorno? Condition entry long, tra parentesi quadra 1, vuol dire nello scorso ciclo, quindi nella scorsa barra, avevo attiva la condizione entry long, punto interrogativo? Se sì, mi va a dare la seconda, cioè mi va a creare la seconda condizione, se no la terza. Quindi is long open, se condition entry long allo step precedente è true, diventa true, altrimenti mi chiedo condition exit long allo step precedente, sì o no? Se sì, false ovviamente, perché sono uscito, o altrimenti gli lascio il valore is long open allo step precedente. Quindi questo cosa mi dice? Mi dice fondamentalmente che il is long open rimane al valore che aveva prima, a meno che la candela precedente non mi abbia dato un segnale long e in tal caso lo trasformo a true. Se invece al contrario la candela precedente mi ha dato un segnale di uscita da posizione long, lo trasformo a false. Ok? È un po' complicato, magari riascoltatelo o andatevi a cercare nella documentazione di TradingView questi operatori ternari e capirete bene, alla fine non è troppo complicato. Lo stesso lo faccio per lo short, is short open, lo lascio uguale al valore del ciclo precedente, a meno che non ho la condition entry short e allora lo trasformo a true, sempre allo step precedente, e se ho la condition exit short lo trasformo a false, basta. Is flat parte con true e cambia ovviamente, se, cioè rimane true se not is long open and not is short open, quindi se non ho aperto né long né short rimane a flat, se ho aperto una delle due posizioni mi diventa false, ok? Adesso ho fatto il primo, questo step intermedio che è dedicato al debugging. Cosa serve? Serve, ho trasformato fondamentalmente il boolean, queste variabili che sono true o false, da boolean a float, quindi a numeriche, e al posto che true e false mi dice 1 e 0, questo perché per graficarle
graficarle, che sono questi tre comandi che ho dato qui, il plot, is long open, is short open e is flat, che nella loro variante float, perché? Per avere appunto un debugging, per capire se sto facendo giusto, perché come vedete, se sto facendo giusto dovrei avere queste piccole onde quadre che vanno appunto tra 0 e 1, qualcosa sempre a 1. In particolare ho messo giallo is short open, red, rosso is flat e azzurro, blu is long open. Quindi quando vedete blu vuol dire che ci ha aperto una posizione long, quando vedete giallo short, quando vedete rosso flat. E vado a sovrapporlo al grafico, ok? Sta funzionando, vediamo. Qui ho il mio segnale long e ho il mio azzurro. Poi qua lo chiudo e apro lo short, quindi l'azzurro va a 0 e il giallo dello short va a 1 e tutto sta funzionando. Qui ad esempio ho il segnale di uscita ma non ho la condizione di ingresso del long, e quindi cosa succede? Scusate, dello short. Mi chiude il long e mi va flat e ho il rosso a positivo, quindi sta funzionando alla grande. Ora che ho visto che fin qua va tutto bene, posso commentare queste tre righe e andare avanti, quindi la variabile sulle posizioni funziona. Adesso devo dare delle variabili all'apertura e alla chiusura di nuove posizioni. In che modo? Allora, ne ho create 4: open long, close long, open short e close short. Come le ho create, cioè come sono state definite? Allora, apri una posizione long quando condition entry long, ovviamente, che era la nostra condizione della strategia stessa, ovvero se ho il filtro attivo mi calcolo anche il filtro, altrimenti banalmente la regola delle pendenze e il filtraggio sul trend, insomma, e in contemporanea not is long open, perché non devo avere una posizione long già aperta, ok? Altrimenti c'è il rischio di compounding che non lo voglio. Close long, cosa mi deve fare? Cioè quando è che mi deve chiudere il long? Quando ho condition exit long attivo, vi ricordo che condition exit long lo avevamo definito qua, quindi in questo caso è l'incrocio ribassista delle due pendenze della media mobile, delle medie mobili, cioè l'incrocio delle due medie mobili sulla pendenza della EMA 130, e in contemporanea dov'è is long open, quindi io ho la posizione long aperta e si verifica la condition exit long. Allo stesso modo per lo short, open short e close short con le due condizioni speculari. Attenzione che se voglio andare a modificare qualcosa sulla strategia, tipo il periodo di una media mobile, eccetera, eccetera, poi devo ricordarmi assolutamente di modificarlo anche su questo script qua. Attenzione, è importantissimo questo, perché questo è lo script che mi dà gli alert. Quindi se io modifico la strategia ma non lo script, questo degli alert, lo study, poi lo study mi darà comunque degli alert differenti. Quindi attenzione, esempio, se io voglio cambiare sulla strategia il periodo della media mobile del trend filter e metterlo a 100 o tirare via il trend filter, poi mi devo assolutamente ricordare anche da questo script di fare la medesima cosa, ok? Altrimenti gli alert rischiano di non coincidere con la strategia. Questo mi raccomando, è grosso così, perché altrimenti il bot vi fa cose che voi non volete. Questa è un'altra parte di debugging, quindi ho definito sempre l'open short, close short, open long e close long come dei boolean 1-0. Per quale motivo? Per avere degli altri simpatici grafici. Se andiamo a decommentare qua e andiamo a riaggiungere questo script al grafico, mi aspetto un altro grafico sotto che mi dà, guardate, vederlo è molto più semplice che immaginarselo, mi dà i segnali della strategia, ok? Questo è il debugging finale. Abbiamo in blu open short, in bianco close short, in giallo open long e in rosso close long. Andiamo a vedere. Qui abbiamo un picco giallo, open long, ed effettivamente ci sta, perché come vedete ho la posizione long. Sotto avrei anche il close short ma non lo vedo perché è sovrapposto. In ogni caso lui mi eroga entrambi i segnali. Poi qui che cosa abbiamo? Un picco rosso. Cosa significa? Picco rosso, close long, benissimo, close long. E poi abbiamo anche l'open short che è sempre sovrapposto. E andando avanti possiamo verificare che effettivamente tutti i picchi coincidono. Guardate qui ad esempio che c'è un ritardo di un campione, che la strategia, gli alert si comportano bene, perché al picco rosso ho la condizione di close long. Come vedete red è close long.
Dopo un campione, vedete, per uno mi rimane flat, giustamente mi dice qua sopra, dopodiché ho un picco blu, ovvero open short, tac, open short subito dopo. Importantissimo questo che funzioni nella maniera corretta, perché questi quattro sono gli output, open long, close long, open short e close short. Se siamo arrivati qui, possiamo ricommentare una volta che abbiamo verificato che si comporta bene e procedere allo step successivo, ovvero trasformare questi quattro alert in comandi per un bot verso gli exchange. Vi avevo promesso che vi avrei mostrato un tool che permette di collegare TradingView agli exchange gratuito e così sarà. Il tool che vi propongo si chiama TradingView Hub ed è stato testato da me personalmente nell'ultimo periodo e anche da alcuni amici della community che mi hanno aiutato in questa cosa e mi hanno confermato le mie idee, ovvero che funziona bene, non ha downtimes, esegue gli ordini come deve, eccetera, eccetera. Quindi ve lo condivido senza particolari remore. Allora, questo tool, questo bot, permette di collegarsi con quattro exchange: BitMEX, Binance, Binance Futures e Bybit, e anche con le loro rispettive testnet, che è ottimo per provare i nostri bot prima di metterli in produzione, che si comportino come devono. La prima cosa da fare, ovviamente, è collegare un API key al bot, ok? Quindi attenzione, scritto gigante, perché collegando l'API key a questo bot, chiunque riesca ad accedere al vostro account su TradingView Hub può fare trading per voi tramite questo bot. Quindi usate tutte le features di sicurezza possibile, ad esempio l'autenticazione a due fattori, che qua è impostabile ed è un must. Chi accede qui ha accesso ai vostri fondi, lo ripeto. Quindi oggi vi faccio vedere un esempio con la testnet di BitMEX. Quindi andiamo ad associare innanzitutto l'API key, cosa che io ho già fatto, ma vi mostro come si fa. Se voi cliccate qui su Add API key, venite proiettati in questo setup, questa schermata appunto dove c'è da scegliere l'exchange, quindi BitMEX testnet, e poi c'è da incollare qua API key ed API secret. Dove le troviamo? Se andiamo appunto sulla testnet di BitMEX, quindi testnet.bitmex.com, e andiamo sul nostro account e clicchiamo API Keys, ne possiamo creare una nuova, gli diamo un nome, io l'ho chiamata ad esempio TV Hub, e come permessi qua mettiamo tutto, perché vogliamo sia che piazzi sia che cancelli gli ordini. Withdraw non lo selezioniamo per ovvi motivi. Una volta creata vi viene mostrata l'API key, che è l'ID, questa stringa, e il secret, che invece è una stringa che non viene mai più visualizzata una volta che voi fate ok, l'ho utilizzata. Quindi da qui potete solo vedere l'ID. Se ne volete, se vi siete persi il secret, dovete cancellare questa API key e crearne una nuova. Una volta fatto, appunto, incollate key e secret qua dentro, salvate e la connessione è completata. Lo capite co in che modo? Tornando su BitMEX testnet, vedete che vengono aggiornati i vostri bilanci, come il mio con i miei 4,57 Bitcoin farlocchi, perché è la testnet ovviamente, e inoltre potete scegliere la coppia, ad esempio se vado a scegliere XBT USD, e vi viene importato il prezzo in tempo reale, ok? Questo grazie appunto alla connessione con l'exchange, significa che il tutto ha funzionato. Quindi ora abbiamo connesso il bot all'exchange, quello che manca è far parlare TradingView con questo bot. Vediamo come. Prima di passare alla parte più importante, vi raccomando due cose altrettanto importanti. La prima è che mi rendo conto che questo tutorial può essere a tratti difficile da seguire, soprattutto per chi magari non è particolarmente smanettone. Quindi vi raccomando, se avete dei dubbi, delle domande, qualsiasi cosa che mi vogliate chiedere, di farlo qua sotto nei commenti, in modo che io vi possa rispondere pubblicamente e magari le vostre domande e le mie risposte possono essere utili anche agli altri amici della community che hanno qualche dubbio. La seconda cosa che vi raccomando caldamente è di utilizzare un referral link per questi exchange. Per quale motivo? Perché danno degli sconti sulle fees. Visto che utilizziamo un bot che apre e chiude parecchie posizioni, avere una scontistica sulle fees cioè impatta molto sul lungo termine. Il mio referral link di Binance vi darà il 20% di sconto sulle fees per sempre, quello di Binance Futures del 10%, quello di BitMEX sempre del 10%. Li trovate nella descrizione e se li volete utilizzare vi ringrazio ancora.
anche di cuore, perché state nel frattempo anche dando una mano a questa community per voi a costo zero, anzi con lo sconto in più anche per voi. Vediamo adesso come andare a creare un ordine direttamente dagli alert di TradingView, che è il cuore, no, di questo video. Abbiamo capito come ci arriviamo, adesso vediamo come farlo. Innanzitutto ovviamente vado a selezionare il mio payer sul mio bot, quindi XBT USD chiaramente, ipotizzando di andare a far girare la strategia su Bitcoin. Poi cos'altro dobbiamo scegliere? Allora, dal bot, da TradingView Hub, dobbiamo scegliere qual è il size della posizione. Supponiamo di aprire tutte posizioni da 1000. Qua sotto mi viene mostrato la percentuale del capitale che sto rischiando, che è basata sullo stop loss o sul prezzo di liquidazione e ovviamente sulla leva che io utilizzo. Sto utilizzando una leva 5x ad esempio al momento. Quindi, volendo posso usare anche la leva cross, attenzione, quindi potete scegliere con questo slider che leva utilizzare. In questo modo io sto impostando un ordine di acquisto a mercato di $1000 di controvalore. Non voglio aggiungere nessuno stop loss e nessun take profit perché fa tutto la strategia. Una cosa che consiglio di fare è di flaggare negli ordini di apertura di posizione anche close current position, così nel dubbio, qualora arrivi magari nell'ordine inverso, supponete che arrivino insieme i due segnali di chiudi long e apri short e il bot elabora prima apri short e poi chiudi long, lui rischia di non andarmi ad aprire poi la posizione perché mi va soltanto a chiudere la posizione aperta. In questo modo, flaggando anche close current position, se gli arriva in ogni caso per primo questo ordine, quindi nell'ordine inverso, questo segnale, lui comunque prima chiude la posizione aperta e poi mi apre quella opposta, quindi non posso sbagliare, importantissimo flaggarlo. Una volta fatto questo, ho finito lato bot e posso cliccare generate, mi genera questa stringa e vi spiego tra poco a che cosa serve. Per capirlo dobbiamo tornare su TradingView. Allora, su TradingView è importante che io abbia graficato almeno qualcosa qua, ok? Quindi magari decommentate uno di questi plot a scelta, anche se non ve ne frega niente. Il motivo è duplice. Il primo motivo è che avete la possibilità di modificare ovviamente lo script nel caso in cui vogliate modificare appunto la strategia, le lunghezze delle medie mobili, eccetera eccetera, ma soprattutto vi permette di andare a inserire l'alert. Se non c'è niente di plottato, per lui questo script non esiste e non vi permette di inserire l'alert. Sono delle particolarità di TradingView. Allora, andiamo nella sezione alert e andiamo a crearne uno nuovo. Condizione, allora, non XBT USD, ma ovviamente EMA Slope Trend Follower, che è il nostro scriptino qua. Magari un'altra cosa che potete fare è chiamarlo, ad esempio, Alerts EMA Slope Trend Follower, così capite che è quello giusto, insomma, non lo so, vedete voi. E il segnale che voglio dare, vedete che abbiamo i nostri quattro segnali definiti dalle quattro alert conditions, oltre a quelli classici. È per questo che è così importante definire le condizioni, perché così abbiamo i segnali veramente pronti da dare in pasto al bot. Open long è quello che ci interessa al momento e nelle opzioni io gli darei o una volta per barra o ad ogni chiusura, perché l'importante è che non mi vada a spammare segnali a raffica, quindi quando lui vede la condizione attiva me lo deve dare una volta per ogni barra oppure ad ogni chiusura, va bene uguale. Termine di scadenza facciamo 31 luglio così a caso, e poi è importantissimo mettere qua nelle azioni alert flaggare URL webhook, perché noi con questo alert non ci interessa che ci arrivi la notifica a noi, ci interessa che arrivi la notifica a TradingView Hub, al bot, e gli arriva tramite quello che si chiama webhook, che vedetelo come un messaggio che TradingView manda al server di TradingView Hub. Il server lo dobbiamo impostare qui dentro e lo trovate qua, guardate, se cliccate how to vi compare questo pop-up. TradingView Alert Setup è una mini guida su come si configura e vedete che qua trovate l'URL del server degli alert di TradingView Hub da incollare qua dentro come destinazione del webhook. Il messaggio da inviare a questo server è esattamente questo che ci ha generato il bot, quindi copiamolo, incolliamolo qua dentro, opla, e creiamo l'alert. Processo un attimino ed ecco che il nostro alert è pronto a partire.
Ok, quindi una volta che si verificherà la condizione, l'alert verrà triggerato, andrà a comunicare con TradingView Hub, che a sua volta andrà ad inserire l'ordine su BitMEX Testnet in questo caso. Ok, quindi io consiglio adesso di metterlo in pausa, sì, perché dobbiamo creare gli altri. Per Open Short la cosa è identica, chiaramente mettiamo sell anziché buy, sempre flaggando close current position, e importante è che le units siano uguali, perché altrimenti vado a creare posizioni diverse da una parte e dall'altra e c'è il rischio poi di fare della confusione, e quindi non ve lo mostro neanche. Se invece vogliamo andare a creare ad esempio l'ordine di chiusura della posizione long, che è leggermente diverso, vediamo come si fa. Seleziono sempre XBT USD, faccio close position, quindi è ancora più semplice, ok? Units in realtà non è neanche da compilare, qua me lo ha precompilato, ma non è editabile. Close position e basta, perché lui gli arrivi il messaggio chiudi la posizione. Close current position è abbastanza ridondante, quindi direi che in questo caso non è da flaggare, e clicchiamo generate. Eccolo, attenzione, non lo genera da solo, c'è da cliccare ogni volta generate, altrimenti rimane lì sotto il messaggio vecchio. Quindi questo è il messaggio di chiusura posizione ed è uguale sia per il long che per lo short, quindi me lo posso copiare e andare a creare i due alert, quindi di apertura, scusate, di chiusura long e chiusura short, entrambi con lo stesso messaggio, quindi slope trend follower, facciamo appunto close long sempre ad ogni chiusura, teniamoli uguali, se una volta per barra da una parte, mettiamo una volta per barra anche dall'altra, incolliamo il nostro messaggio e creiamo, ed ecco fatto che il nostro alert di chiusura posizione è attivo. Vado avanti così per crearli tutti e quattro e poi il gioco è fatto, ok? Attenzione, se voglio andare a modificare la strategia, a modificare qualcosa, io non ho testato come si comporta, ma il mio consiglio è di cancellare gli alert, modificare la strategia e poi ricrearli per, insomma, non avere nessun tipo di dubbio. Allora, questo è quanto. Una volta che questo è configurato, poi il TradingView parla col bot che parla con l'exchange. Mi raccomando, vi ripeto alcune cose che sono importanti. Non imitate a papera quello che ho fatto io facendo copia e incolla dello script e mimando tutti gli step che ho fatto senza capire cosa state facendo, perché altrimenti il rischio è elevatissimo di fare un errore, e un errore in una cosa così delicata significa perdere soldi, e io non mi assumo nessun tipo di responsabilità su un errore di questo tipo o su qualche cosa fatta da voi in maniera magari errata, imprecisa, eccetera, eccetera. Piuttosto, se avete dei dubbi, chiedete nei commenti, chiedete nella community e noi ci aiutiamo tutti quanti a vicenda. Vi ripeto quindi che se avete dubbi fateli nei commenti, così le risposte pubbliche aiutano anche gli altri amici. E basta, direi. Se avete apprezzato il tutto, lasciate un like, condividete questo video con chi pensate che possa interessargli e buon trading a tutti.